Presidente, parliamo di piste ciclabili e mobilità sostenibile, in particolare delle piste ciclabili che possono essere un modo per rilanciare non solo il turismo ma anche tutto l'entroterra anche dal punto di vista economico. Si tratta di un grande salto di qualità, sono le ciclovie delle Marche, abbiamo dovuto trovare giustamente un nome a questo grande schema a pettine che è dal progetto dell'Adriatica che coinvolge tutte le regioni lungo l'Adriatico e lungo i corsi d'acqua che risalgono le nostre valli, collega le aree interne al territorio costiero e tutta la costa con questa ciclovia. Quindi un progetto complessivo di rete molto ampio, giusto nella settimana della mobilità andare a raccontare questo progetto, anche se insomma, le risorse le abbiamo ormai da diversi mesi, e segnando proprio un cambiamento di quelli profondi. Non è più un tratto di ciclovia che collega due punti della mappa delle Marche, ma una vera e propria rete che va a coprire gran parte del territorio e che grazie insomma, alle risorse importanti che destiniamo in questa direzione andiamo più che a raddoppiare con quello che c'è già a disposizione, con un progetto che poi ovviamente prevede ulteriori completamenti di questa rete, come naturale che sia, fino a una piena realizzazione. Opportunità importantissime per il turismo, per un modo di intendere il turismo che nelle Marche deve cogliere la bellezza dell'area interna insieme alla costa con il mare e la sua naturale capacità di attrarre, piste che ci parlano anche di ambiente, di un modo diverso di potersi muovere senza andare a impattare, quindi la sostenibilità di questo tipo di mobilità. Io aggiungo con la bici elettrica un modo democratico, perché grazie alla bici a pedalata assistita che copre le differenze che c'è fra un grande ciclista e il Presidente della Regione, tutti possiamo andare lungo queste vie. Grazie appunto allo sviluppo delle tecnologie sempre più diffuse, non più una cosa riservata magari a chi ha determinate capacità dal punto di vista fisico, ma a tutti quanti. La somma di questi chilometri già finanziati insieme a quelli che sono già presenti permettono di immaginare un tragitto che da Ancona porti a Milano piuttosto che Bari, piuttosto che Napoli. Queste sono la lunghezza delle percorrenze, distribuite ovviamente nel territorio, con un salto di qualità notevolissimo che fa delle Marche una regione importante, visto che possiamo offrire il paesaggio straordinario, le colline, i borghi, poterlo fare con questa mobilità dolce che molto si combina con la bellezza delle Marche. Si parte nella regione Marche con un piano veramente ambizioso, siamo capofila della ciclovia adriatica e quindi siamo capofila di tutte le regioni che affacciano sul mare Adriatico, è un impegno molto grande, il finanziamento è di 16 milioni di euro per le progettazioni e poi abbiamo già finanziato con 6 milioni di euro i ponti, quindi diciamo le opere più complesse nelle Marche, sempre della ciclovia adriatica e poi abbiamo pensato questo grande piano nel quale la Regione, oltre a mettere 46 milioni di euro di fondi comunitari, lavorerà anche con dei RUP e quindi farà il coordinamento e sarà di fianco ai comuni e alle province per la realizzazione delle opere. Quindi una parte non soltanto di finanziamento ma anche attiva dal punto di vista della realizzazione.